Buonasera a tutti ragazzi, siamo Franca e i Belli dentro. Torniamo oggi ancora con Final Fantasy VIII Remastered. Poi nel momento in cui uscirà Borderlands 3 faremo soltanto video di Borderlands 3, vero Tato? Abbiamo di fianco Lino. Avevamo Dollet, ovviamente questa è una parte facoltativa, perché noi in realtà dovremmo andare al Garden di Galbadia, adesso non mi sfuggiva. Però. Di pubblicare 100 video al giorno, c'è niente di per pubblicarli mentre non ci Sì, ma io sono. Sì. Dovresti farlo tu. Beh, comunque, in realtà bisognerebbe andare al Garden di Galbadia, no? Però in realtà abbiamo anche la possibilità di andare a Dollet, così, senza alcuna missione. Allora, qua c'è un bambino nascosto che qua scompare. Come mai? Non si può parlare col bimbo. Ah sì. Zitto, non parlare, gioco nascondino. Perfetto, la gemma è tutta mia. Sembriamo noi. Ho un rumore della sabbia. Guarda che gioco nascondino. Mamma! Vuoi giocare a carte? Oh no. Lino, oh no. Adesso mi frega. Mannaggia. Attento al filo. Cazzo. Facciamo così. No, che idiota, ho sbagliato. Vabbè, pare, fa niente. È andata bene. Occhio al filo. Disgraziato. Non aveva nulla comunque la bambina minchia. Ok. Livello 6? Sono aumentata. Sono stata bravissima. Faccio schifo? Non è vero. Non è vero. Ma questo dove si... Ah, cazzo! Allora, la vecchia. Galbaia ci attaccherà di nuovo? Sì, è probabile, non si accontenterà solo della tua ritrasmissione. E se dovessero venire ad attaccare ancora, cosa faremo? I soldati di Dollet sono inutili, dovremmo ingaggiare i Sid. Oddio, basta, basta. E quello lì chi è? Eh? L'ho già fatta prima, cioè stamattina. Ingresso consentito solo all'esercito di Galbadia. Giochi carte? Non hai proprio nulla da fare tu, eh? È consentito l'ingresso solo ai soldati di Galbadia. Ai ai ai, un crampo al piede! È la nostra occasione! Facciamo irruzione! Irruzione? E dove andiamo? Oh no! Ma ci sono ancora questi? Bolino, io Junction non lo so usare, lo so usare tu? Se non sai usare Junction è perso. Cioè, ma tu non avevi finito tutto Final Fantasy Certo, senza per usare il Junction, lo sai. È impossibile Non sto mica tanto scherzando qua. Perché non so bene... Sì, eh. Ma no, perché questo qua ha un sacco di vita, eh. Quando aveva tanto supporto non serve. Tra l'altro lui mi chiede il vocato. Sì, eh. Casino c'è. Devo darci un po'. Quasi tutto. Ma perché si può tornare su alla torre di controllo?
momento di trasmissione. Carino, perché si può tornare su? Ehi, evitato l'ingresso al personale non addetto. Ah, davvero, bene, fatevi avanti. Vieni, Robo Spring 001. Cazzo! Come? Smetti, passiamo al prossimo. Vieni, Robo Sharp 002. Perché tutti gli incompetenti sono nel mio esercito? Idioti. Beh, a questo punto io fate finta di non avermi mai visto. Ah, ma io sono qua adesso che ho girato al contrario. Nell'originale non si vedeva, perché era fatto malissimo e... Ah, e... quindi adesso però blocca qua. No, non può. È girato tutto. Quindi questa qua è una cosa positiva che si può fare. Finisce lì. Sì. Che cazzo l'ho trovato? Ah, mi sono dimenticato di far imparare disintegrazione a... come si chiama? A Quistis. Con buco nero. Boh, a prego. E questa è la mia vicina. Dove l'ho presa la mia vicina? Oggetti, sei la mia vicina. Senti cos'è? Contiene foto erotiche. Sì, sì, lo so. Chi è che ce l'aveva? Zon, mi sa, ce l'aveva. O Watson, non so. Sì, sì, ma avevo già fatto questa osservazione. Spero che tu non mi ascolti, allora. Nessuno, come sei pirla, però. Sì, pensavo di fare la registrazione. Davvero? Ok, sembra che non ci sia più nessuno. Sì, devo provare a farla senza audio. Vedere se è per fare. No, 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 voice. Non come tutto. Davvero? Tipo Borderlands 3? Carina, quasi quasi me la faccio comprare il mio ragazzo. Tipo Borderlands 3? No, Borderlands 3 non lo so, posso fare quel tipo di gioco invece. Oh no! Che succede da? Non lo so. Si è editato. E non sto facendo una partita. Un po' pericoloso. Farei così. Wow. Sono chiaro. Oh, certo. Negozio junk shop o niente? Negozio. Com? Carburante per la macchina. E l'altro invece cos'era? Junk shop cos'è? Lo posso fare? Sì. L'anno. Lino. L'anno. Lino, guarda adesso cosa succede appena compro. Guarda. Visto? Un bel trofeo. Grazie, un bel trofeo. Ah, è vero, perché si è distrutto. Allora, ordina. Armi mese. Però questo qua, scusami, cos'è? Sono solo queste quattro armi. Poi l'ho già detto, dici che hai cambiato qualcosa nel junk shop?
No. Non toccare! Ancora non ho finito di pagarla. Ho anche i debiti di quella precedente che ho rotto. Eh? Corretto. Non lo so, adesso ci vediamo. Sì. Ma quando arriva? Gli ho detto di venire davanti al pub perché il caffè dove ci vediamo sempre è chiuso. Vuoi giocare a carte? Ho la più grande passione degli occhi. Cazzo, però sai che è pericoloso. Peccato. Ma sono carte casuali. Eh sì, è quello il problema. Siamo a meno uno lì. Ma cazzo. Io non ce l'ho più. L'ho sempre preso di danni. Non c'è un salva per la qualche parte. No, mannaggia. Ah, un bicchierino dopo tanto lavoro è quello che ci vuole. Tanto che, tanto lavoro. Ma quale lavoro se stai qua la mattina a sera a ubriacarti? Ah, davvero? Infatti è così. Così come? È proprio vero, la città è più bella quando è in pace. Sono venuta in questa città perché ho sentito che è piena di ricchi. Però povera me... Sì, occhio! Però povera me, sono tutti ricchi ma sposati. Parole con te. Prego, desiderate qualcosa da bere? Abbiamo il Silkis e il Mimet. Ma non siete un po' troppo giovani per bere? Ok. Ragioniamo. Sei, io sono solo un semplice dipendente, non ho altri problemi. Se avete qualche lamentela da fare, andate al secondo piano del proprietario. Ok, andiamo al secondo piano del proprietario, vediamo un po' cosa succede. C'è un salva. Ho trovato qualche edizione di Timber Maniacs, l'ho letta. Ragazzi, abbiamo letto il Timber Maniacs, finalmente adesso mi sto segnando tutto, abbiamo trovato anche questo. Perfetto. Abbiamo letto il Timber Maniacs, ecco. Cominciamo? Cosa? Se mi chiedi cosa mi metti in difficoltà. Cominciamo? Ah, sei impaurito? Comincia. Vuoi giocare a carte? Sì. No, che carte di cacca. Ecco. Eccola lì. Dunque. Questo lo butta giù. Però anche questo. Bene.
Ah, te la cavi bene a quanto sembra. Vieni con me, ti faccio vedere la mia camera. Sei il secondo vincitore che entra in questa stanza. Il primo è stato... Ma lasciamo stare questa storia. Dividi tutto con loro che hanno perso a carte. Era la morale dei guerrieri. Che altro posso dirti? Prendi queste carte, se vuoi. Sono un po' vecchio, le usate io. Poi va. Ti prego, non dire a nessuno che sei stato tu il secondo vincitore. Sai, ho una certa reputazione da difendere io. Hai molte carte rare, vero? Anche io un tempo ne avevo molte. Poi 5 anni fa me ne sono sparite alcune. Ringrazio, 5 anni fa. Sopra c'è un libro sporco. Il vento era caldo il giorno che ci incontrammo, per la prima volta nella mia vita conobbi la sconfitta. Anche l'estate stava ormai finendo, io persi di nuovo. Perché è così forte? Un giorno lo batterò, pensavo. Le foglie cominciavano a cambiare colore, io continuavo a perdere e perdere. Ma per quanto tempo ancora, mi chiedevo. Era sera, la neve era alta e io, il perdente, le chiesi la mano. Non avrei mai creduto che sarebbe diventata mia moglie. Ora sono il suo schiavo, devo fare qualcosa. Nella rivista ci sono degli appunti. Mettendo sotto spirito Anaconda, si tiene un liquore eccezionale. Un giorno andai a caccia con amici e per poco non ci lasciamo la pelle. Bevi allora questo liquore ed era miracoloso. L'unica cosa è che ha un brutto aspetto. Per prepararlo ci vuole molto tempo. Le carte potrebbero essere sparse ovunque. Forse vorrei solo che fosse così. Non accetterei mai il fatto che sia una sola persona a possederle tutto. Cosa gli finisce? Biglietto d'auguri per la festa della mamma, andate un tempo di un anno fa. Antidoto. Si è ragazzi della continua a entrare e uscire per prendere tutti gli oggetti, mi raccomando ricordatevi. Mi sa che c'era anche uno bello. Adorato, antidoto. Un sacco di oggetti. Scusatemi. Dove vai? Ah sì, devi andare via. Occulto, però qua quello che mi interessa fare è un'infezione. Facciamo un attimo l'occulto, quindi anche qua l'occulto 2, via. Occulto 2. Un aereo mostro, un UFO? La foto a sinistra è stata scattata a destra al sud. Guardate l'oggetto volante al centro. Che cosa sarà? Un'arma segreta dell'esercito estariano? È un'ipotesi, ma la gente del posto parla di una vecchia storia legata alla genesi di Mulbor. Non c'è più niente, mi sa. Ma cosa mi ha dato? Sarà finito? Ciao! Dobbiamo uscire intanto. Sono le stesse cose, però. Sono sempre le stesse cose. Non credo mi dia qualcosa di nuovo. Le carte come sono messe? Perfetto, mi metto solo questo.
Ah, mi ha dato la carta Diablos. Basta. Un po' di tanto di carta mia. Ecco qua. Ma niente, facciamo un'ultima volta. Quello che c'è lì, c'è antidoto. Antidoto. Lino, ma sono... Ma sono infinite le cose che mi dà? Lino, sono infinite le cose che mi dà? Sono infinite le cose che mi dà? Sono infinite le cose che mi dà? Tu le hai prese tutte? Cosa? Sono infinite? Provo l'ultima volta poi basta perché... No, però... Sì? È un bug, ragazzi, se avete un po' di rifornimento andate qua. Ma forse è finito. No, non è vero. Ho letto comunque l'occulto 2. Sei forte, ma non credevi di giocare. Ho abbandonato le carte da quando ho perso con lui. Aspetta che salviamo, va. Para bara bam 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 bam. Ho detto di no, un po' di rispetto per favore, mi sono ritirato dal gioco ormai. E beh, gioco lo stesso. Ok, io non ho elementi. Mannaggia, dovrei avere... Questo. Speriamo sia per sempre nostro. Dov'è lui? Io vado via 8-10. Non riesco a girarglielo. Allora facciamo così. Ok, facciamo così. E quindi facciamo così. No, non ha senso. Rischioso. Ma via. Serviamo tutti. Ma no, prendo sempre quello. Vai con me. Ciao puzzetta. Puzzetta nel cane, scusa. Questo qua è il solito cagnolino. Guarda. Mi cade un altro? Che modi sono? Ma cos'è questo scarabocchio? Un osso bianco? È sempre la stessa storia, manca poco a finire un'opera e tu me la rovini. Occhio al filo! Lasciamo stare, vado al mare per cambiare un po' aria. Occhio! La prossima volta ti faccio il solitico dietro il collo, capito? I disegni normali sono banali, il rosso bianco è un modo per esprimere me stesso, mio nonno me lo dice sempre che è fondamentale che gli artisti abbiano delle idee originali. Vuoi giocare a carte? No.
11. Sì, ma subito mi fanno. Siamo. Cosa qua ci puoi da 2 anni a scegliere sto bimbino? Cazzo! Il bimbino! È una gira di sicuro. Media, sì. Ah, l'osso bianco, ma io conosco quel posto, vuol dire che c'è qualcosa? Vuol dire che c'è un tesoro lì? In prossimità dell'osso bianco? Adesso ci vado alla fontana. Non c'è il cane. Dove è andata? Un po' di casino qua, eh. Dov'è la fontana? Oddio. Cosa c'è Nino? Nino, cos'è quello lì che spunta in alto? Guarda, guarda. Ma che cazzo. Occhio al filo. Ma che due palle. Occhio al filo. No, forse era un gatto. È un incubo dato? Dio santo, c'è un mistero qua. Occhio al filo. Questo cazzo di filo. Allora. Dov'è l'hotel di Dollet? C'è un osso. C'è qualcos'altro lì sotto, vediamo. Pozione. Ah, sarà questo hotel Dollet, c'è scritto, non ce l'ho ancora entrato. Ben arrivati, per prenotazione rivolgetevi al bancone. Grazie. Vuoi fare una partita? Solo di aver perso. Andate molto bene. Benvenuti nel nostro hotel. Vi fermerete qui da noi? Sì, ci fermiamo da noi. Onoratissimi siamo. La ragazza mostrerà la stanza a Vossia. A Vossia! Trovato vecchia edizione di Timbermaniacs, ragazzi. Un'altra, via. Siamo più vicini al trofeo di Timbermaniacs. Cancelliamola pure anche da qua. Sono stato una davvero all'hotel di Timber. Ah, ecco perché. Grazie molto, sono sempre qua. Ok. E il mio Dollet comunque ho finito di guardarlo. Ho anche ucciso tutti con le carte. Cioè scompiuto tutti con le carte. Sono abile. Adesso? Dovresti andare a Galbade, no? Okay.
attimo a guardare il junction e aiutarmi a mettere a posto. Io faccio sempre auto, auto attacco. Non è sufficiente. No, quanta vita c'ha quello lì? Allora, mai detto. Allora, perché c'è quella roba là? Tipo c'è questa roba qua, no? O no? Eh? Davvero? Vabbè, fa niente. Vai. Tanto abbiamo siamo sempre andati avanti in questo modo. Ma anch'io, dato che sono andato. Non so come facciamo. Magie? Cazzo, ma non ce l'hai. Scambia? Scambia? Davvero? Te l'hai detto, coglione. Guarda che c'è di abilità. Ah, davvero? Ma è questo? È questo quello a cui serve? Sì, guarda, 570, guarda. Guarda c'è l'abilità. Un daga. Devo farlo? A chi? A lui? Forza, no? Sì, chance per forza. Quindi Zella? Magari. Tutte devo fare? Tanta, vedrai che mi aumenta. Ma sei sicuro? Perché non so bene come funziona. Quindi più ne ho, meglio è. E poi non c'è solo quello, c'è anche degli stacchi. E prima quanto era? 3. E poi c'è anche gli status cosa? Vabbè, adesso siamo a posto, no? Il nostro Zella è molto in gamba. Vediamo subito. Contro un fungongo, poverino. Vediamo. Sai che imparato scimmia? Io sto facendo imparare anche loro cose a caso. Questo? Vabbè, va bene. Meno male che cambiano da soli, così non si sprecano. Oh, non ho beccato. Qui è difficile. Anche gli altri deve farlo? Se vado tipo di qua, cosa, dove vado? Ah, questa qua è la stazione Accademia Est. Molto male. Faccio e faccio roba. Un diavolo. No, ma non fate, non mai fatto. Eh? Fai per 3 e poi mi compri. No. Mm.
Come tocco il Bertrand? No, no, ti girare così ci vuole sopra, dai. Non sei d'accordo? Però non può imbrogliare. Quello là cos'è? Ah no, quella lì è... è dove sono appena stata adesso, no? Timber. Timber? Davvero? Come... c'è un cartello, so. Bene. La cosa? Dice? Come li sai? Secondo te è un libro che c'è così come lungo, per forza c'è qualcosa, no? E tu lo passi. Ma perché non l'ho mai trovato in giro così? Ma tu dove eri sotto tutto questo tempo? Ma che cosa fai? Pensa che ho finito il gioco così. Ma si può sapere? Non intrometterti. Cos'è? Ma davvero? Ma da quando è che ci sono? Ah, qua stiamo andando avanti. Voi devi andare avanti allora. Allora, tu cosa dici? Andiamo avanti? Adesso togliamolo perché siamo in zona nuova, quindi... sì, ma non riesco ad abbassarlo, sta cazzo di camera. Siamo senza fare il gamma. No zombie. No. No, non ho guardato, non ci potevo fare con spina. Lama da sega. Non si può, cioè... vabbè, andiamo prima a vedere di qua. Adesso io ci prendo. Grisa. Tanto prima di entrare spengo. Perché poi sono più dentro. Vediamo quanto ne va. Allora, il gameplay finisce fra un quarto d'ora. No, poi basta. Ma non voglio più, non voglio essere al pelo, mi devo preparare. Hai un'ora.
Ma non so io quando è che devo smettere. No, non ci nascondo te. No, perché poi non voglio essere assolutamente di fretta. Ma insomma, che problemi ha? Magari quando torno ne facciamo un po'. Devo anche piccare. Comunque ho visto che lo fa la simila, mannaggia. Non mi sono ricordato. Dimmi che c'è l'uccellaccio. Beh, io so. Wow. Madonna, questo qua non ce l'ho. Non ci sono. Mi sta mordendo la cazzo in tentata, come mai ci devo incontrare adesso? Metto un attimo, no, mi serve trovare un incontro, mi serve quella piccolina che ho trovato all'inizio, eccolo lì. Forse Johnny non ci sono più. Occhio a... Adesso basta, sono tre palle. Mi dai, bene. In teoria sì, peccato che sta dormendo. Occhio. Megane. No. Dobbiamo fare la sua reazione a catena dopo. Perché c'è uno che assomiglia a uno che conosciamo noi, dice Giampaolo. Adesso posso farlo fallire anche con me. Carta Gizzard. Ok. Finito tanto.
possiamo smettere qua. Buon ragazzi, mettete un bel like se non l'avete ancora messo, assolutamente. Iscrivetevi al nostro canale, bellissimo. Condividete con i vostri parenti, amici, quello che volete, zii, zio, nie, nonni, pronipoti, tesauri, tutti. E niente, ragazzi, ci sentiamo, eh? Un bacio a tutti da Frankie Bay dentro. Ciao a tutti, ragazzi. A presto, un bacione.